scusami al volo, ma i cubi Sorcesana, Povere, queste cose vanno messe o no? Le metto? Ok, ciao. Allora vanno messe, mettici da 5 sicuramente qua e qua lui. Allora ragazzi, eccoci qui, possiamo cominciare, ci sono tutti. C'è gente che fuma qua. Allora, grazie naturalmente a tutti per essere venuti a questa conferenza stampa di presentazione con il regista del nostro film. Sarò con te, adesso daremo subito la parola a loro. Abbiamo Andrea Bosello, che è, diciamo, il regista e autore, e Andrea Cini, che è il coautore e quindi, diciamo, anche vice regista, aiuto regista, insomma. Assolutamente, è co-executive producer. Perfetto. Il film, del film adesso ne parleremo in maniera approfondita. Io voglio solo dire due o tre cose. È un'opera splendida a mio avviso, non solo perché è stata curata in maniera magistrale dai registi, dagli operatori, da tutti, ma perché forse per la prima volta in Italia, sicuramente, all'estero in America no, le telecamere sono entrate
all'interno, ma veramente all'interno, cioè non c'è nulla di finto o di in qualche modo costruito in quello che voi vedrete. Sono entrate all'interno degli spogliatoi, del centro sportivo, di quello che si dicevano, si sono detti la squadra, l'allenatore. Questo grazie anche alla disponibilità di Luciano Spalletti, al quale abbiamo chiesto di poter agevolare in un momento comunque delicato, delicato nel senso che comunque il Napoli stava andando benissimo e l'obiettivo era quello. E un altro allenatore avrebbe potuto dire no, io preferisco, non si può. Io ricordo solo, dico solo questo piccolo aneddoto, che avevamo detto a Spalletti noi entriamo sempre con le telecamere, poi se tu qualche volta avessi qualcosa da ridire alzi la mano e quindi si bloccano gli operatori. Io penso che sarà successo all'inizio una, due volte, per il resto poi voi vedrete tutto quello che è stato detto. Questo è un valore secondo me molto grande. Allora, diamo adesso la parola ad Andrea Bosello. E buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi anche. Io aggiungo poche parole a quelle di Nicola. Ci tengo a sottolineare, visto che l'ha appena detto lui, che questo non è un film embedded, non è un film fatto dal centro media di comunicazione della squadra, come ce ne sono moltissime ormai di produzione in giro per tutto il mondo di questo tipo. Questo è un film fatto da dei documentaristi, da un gruppo e un team di documentaristi che hanno avuto accesso e la libertà assoluta, devo dire, perché il presidente, che è il mio produttore, ha avuto l'intelligenza, da grande produttore qual è, di lasciare a noi la libertà creativa e narrativa, e quindi tutto ciò che vediamo qui è quello che veramente è accaduto. Ovviamente la storia la conoscete tutti quanti, sappiamo come va a finire. Però non è mai stata vista in questo modo, non è mai stata vista dentro questo punto di vista, che è lo spogliatoio, che non è solo lo spogliatoio del Maradona, non è solo lo spogliatoio di Castelvolturno. Gli spogliatoi sono tanti, sono dei non luoghi dove è difficilissimo entrare, perché ci sono delle gerarchie molto spesso dettate ovviamente dalla scaramanzia, ma anche l'autobus della squadra è uno spogliatoio. Cioè ci sono momenti che vedrete per la prima volta, vedrete quindi i volti dei protagonisti, i pensieri, le parole dei protagonisti e soprattutto quella di Luciano Spalletti, perché noi ci siamo accorti naturalmente che Luciano Spalletti era il protagonista di questa storia. Naturalmente lo indico nel senso che guardando i materiali abbiamo compreso che se dovevamo cercare un protagonista non potevamo che trovarlo in Luciano Spalletti, per il suo ruolo ovviamente, ma anche per il carattere assolutamente peculiare dell'uomo, che è un uomo di campagna, un contadino come lui ama definirsi, è un grande uomo di sport. E in lui abbiamo trovato, mi viene da dire, l'Obi-Wan Kenobi di questa storia, no? L'altro giorno, l'ultima volta che l'ho visto, lì addirittura aveva una somiglianza straordinaria con il Guglielmo da Baskerville del Nome della Rosa, bastava mettergli un saio, no? Con questa barba canuta. Quindi lui è il nostro protagonista. E l'altro grande protagonista di questa storia è la città, che anche qui molto naturalmente entra nelle trame del racconto e ci finisce, nel senso che la città è l'ultimo e vero protagonista di questa storia. Io prima di continuare mi piacerebbe farvi vedere un inizio di questo film, così magari abbiamo degli spunti per trovare domande e risposte, per dialogare. Va bene, allora noi ci spostiamo, sì. Mentre parliamo e poi ritorniamo. Thank you.
Sono le 12.25 del 30 aprile ed è il giorno di Napoli e del Napoli. Gli azzurri partenopei che scenderanno in campo alle 15 avranno a disposizione il primo match point della stagione. Tutto questo a patto che la Lazio non vinca a San Siro contro l'Inter nell'anticipo delle 12.30. Il mondo del calcio per le prossime due ore a tutti gli occhi qui. Inter-Lazio potrebbe essere la via per consegnare al Napoli la palla gol scudetto. Importanza estrema che va di pari passo con la... Makes the shot, Brozovic! Di Marco back in. Three times, Provedel called into action. And three times. Pallone per Immobile che può affondare, palla che resta lì, arriva Felipe Anderson, zona tiro, Luis Alberto, Felipe Anderson, parte il tiro, rete! Sulla palla rubata, nasce il gol della Lazio, il sesto gol di Felipe Anderson. Questo risultato è l'unico che non permette al Napoli di vincere il campionato in questa giornata. Non sarà facile, ma non ci facciamo condizionare da questa partita che giocano ora, perché noi dobbiamo pensare a quella che è la nostra, che è la partita del racconto ai figli di quello che ha fatto papà nella sua professione. Forza Napoli. Della pressione, la Lazio deve giocare velocemente. Lucaco dentro, bene la Lautaro Martinez, in rigore, la palla di rete, il gol di Lautaro Martinez, ha pareggiato l'Inter. Cambia tutto anche il chiave sul tetto, perché con la vittoria di Napoli il Napoli festeggerebbe stasera. Immaginiamo cosa sta succedendo fuori da noi. Sarò con te, tu non devi mollare, quello che cantano i tifosi e che rende bene l'idea, perché io sto con te, però tu non devi mollare, tipico delle persone che poi vogliono aiutare qualchedun altro e poi va a finire che abbiamo un sogno nel cuore. E io sono venuto a Napoli per tentare di fare qualcosa di incredibile che rimanesse nel cuore dei napoletani. E si è ragionato sempre in questa direzione qui, si è lottato per questa cosa qui fin dal primo momento, non ci siamo mai accontentati. Io ho sempre nella mia vita interpretato il ruolo dell'imprenditore. L'imprenditore cosa fa? Investe il proprio denaro, il proprio amore, la propria intelligenza. E io sono uno che è ligio alla propria professione, che vive con impegno la propria professione. Quando io sono arrivato all'inizio non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, però alcuni dei giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io. Lo stesso Spalletti non l'ha portato il direttore sportivo. A me Spalletti era sempre piaciuto, mi era sempre piaciuto per il suo carattere, perché diceva, vedi, è uno che ha gli attributi, è uno che ci mette del suo, e ben venga, io ci metto del mio, lui ci metterà del suo.
buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa seconda conferenza stampa di presentazione del ritiro. Chi ci sono? Presidente Aurelio De Laurentiis, che fa gli onori. Uno dei giornalisti disse: ma lei quest'anno, De Laurentiis, cosa pensa di fare? Fra quelli che potrebbero essere gli AD e quelli che potrebbero essere i sostituti, lei è comunque tranquillo che la rosa sarà competitiva? Ed era una provocazione. Allora tu a provocazione rispondi in maniera provocatoria. Comunque possiamo lanciare un messaggio da qui, da questa conferenza stampa, che faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Però, e mi divertì molto a vedere la faccia di Spalletti, perché era come se io avessi detto: Luciano, mo t'ho messo in mano la cloche, mo sono problemi tuoi. Quell'espressione lì è un'espressione facile. Faremo di tutto per riportare lo scudetto. Bene, sono contento, perché ci vogliono poi i calciatori per vincere lo scudetto, altrettanto importanti, altrettanto forti. È una cosa normalissima. Hai visto chi? Sembra singoli, un caro armato. Questa è un'altra clip, se la vogliamo vedere, la vediamo dopo. E poi la vediamo quest'altra clip, ma era soltanto così per. Sì, se la vogliono vedere la vediamo, se non la vogliono vedere, se si sono annoiati alla prima. Salve, le volevo chiedere, lei ha detto il protagonista l'avete rivisto in Spalletti, sì. E De Laurentiis invece è l'antagonista. Chi è? Allora, in questa stagione gli antagonisti della squadra sono stati degli antagonisti sportivi, non c'è stato un antagonista nel campionato, perché il Napoli ha vinto uno scudetto facilmente, mi viene da dire, no? Nel senso che è stata talmente fantastica la cavalcata del Napoli. Noi abbiamo trovato l'antagonista di questa storia, perché ogni storia ha bisogno di un protagonista, ovviamente in alcuni momenti del campionato dove la squadra ha dovuto arrendersi alla sconfitta, e lo vedrete nella trama del film. Il presidente è chiaramente un protagonista, è il motore di questa storia, ma è presente soltanto all'inizio di questa storia, proprio perché con quella frase innesca la storia. Quindi non lo rivedo come un antagonista di Spalletti, assolutamente. Non è neanche un co-protagonista? No, non è un co-protagonista. Il presidente è soltanto quello che inizia la storia, dall'incipit alla storia. È l'insight di incident della storia. Sì, eccomi. Buongiorno. Una domanda, ci racconti una curiosità, cioè nel senso siete entrati con le telecamere, hai detto prima, nei luoghi sacri come lo spogliatoio, cioè come c'è stato? C'è stato un excursus, cioè magari all'inizio è stato un po' più complicato, poi dopo siete diventati parte integrante del gruppo, cioè se ci racconti un pochino come sì, è stata la lavorazione, grazie. La genesi di questo documentario parte da lontano, mi viene da dire da molto lontano, perché io con Filmauro, io e Andrea con Filmauro abbiamo scritto una serie sui 7 anni di Diego a Napoli, una serie che stiamo continuando a produrre, a lavorare, e in questi anni quindi ci siamo ritrovati a discutere spessissimo: ma se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, visto che dal 2020 all'anno scorso il Napoli è stato, no, sempre nei primi posti della classifica, eccetera eccetera, ci siamo detti: perché non mettere delle telecamere nei posti giusti per raccontare una cosa che non accade da un'intera generazione? E così è stato. Ovviamente questa idea sposata da Luigi
De Laurentiis e dal presidente, è stata come una gestazione, perché lo spogliatoio di una squadra di calcio è, lo dico proprio perché posso testimoniare questa cosa, è un luogo veramente delicatissimo, delicatissimo perché ha delle sue gerarchie, è pieno di tensioni, che sono le tensioni naturali dello sport, no? Quindi uno vuole stare tranquillo, e sappiamo che una telecamera cambia l'atmosfera. Quindi piano piano noi siamo entrati nello spogliatoio, e siamo entrati nello spogliatoio attraverso l'occhio di una sola persona, che è stato il nostro occhio e che, seguendo le nostre istruzioni, ha trovato, diciamo così, i punti di vista giusti per raccontare questa storia, perché ci siamo accorti che persone estranee a questa strettissima famiglia possono, come dire, smuovere sentimenti, no? Che poi ovviamente piano piano siamo diventati parte di questa famiglia, però all'inizio bisognava farlo con delicatezza. Andre, hai qualcosa da dire su questo, tu, immagino, perché più di tutti lui aveva come dire, il compito di osservare e capire quali erano gli umori e dove mettere l'accento. No, faccio un appunto solo anche sul vestiario, che era una cosa abbastanza importante, ovvero noi la prima volta che siamo scesi nei spogliatoi eravamo vestiti così, ma neanche così, peggio, eravamo un po' più sportivi anche, e essere percepiti come alieni era ancora più semplice, quindi per stare lì dentro ci serviva anche vestirsi come loro, e quindi dalla volta successiva abbiamo avuto delle tute che... Sembra banale da dire, ma già creano un effetto diverso, perché ti devi calare dentro appunto un luogo sacro che ha le sue regole, ha i suoi funzionamenti già radicati da anni, e qualsiasi elemento esterno può essere percepito con difficoltà. Quindi è servito quello, soprattutto all'inizio, di mantenere un profilo il più basso possibile, e in questo siamo stati aiutati molto dall'avere un operatore conosciuto da tutti i giocatori, conosciuto dal mister, che era adibito appunto a raccogliere le immagini. Sempre sulla destra Sky, a seguire di Area. Buongiorno. Innanzitutto grazie, perché penso sia destinato ad essere un patrimonio della città e del popolo napoletano, e quindi penso qualcosa di bello. Un paio di curiosità mie, quasi tecniche. La prima, lei parlava di autonomia, di indipendenza, di libertà creativa lasciata dal presidente De Laurentiis. Le chiedo invece se c'era in voi la tentazione di metterci mano alla storia, cioè avendo voi delle idee. Rispondo ecco, immediatamente. Se c'è stata la tentazione, o vi siete completamente abbandonati alla storia, ad una narrazione naturale del testo? E poi allora, noi veniamo da un'esperienza professionale di 15 anni, quasi 15 anni, al National Geographic. E quindi siamo abituati a seguire le regole di una scuola documentaristica così importante. Autorevolezza e intrattenimento. Cioè, anche la meba può essere entertaining, no? E questa cosa qui, queste due regole le abbiamo seguite sempre, i fatti prima di tutto. Poi è ovvio che dovevamo sintetizzare questi fatti e metterli in modo tale da renderli entertaining, appunto. Però io spero che si sia visto da questi primi minuti, i caratteri emergono e i conflitti che sono naturali vengono fuori. Io sto parlando della storia, sto parlando di ciò che afferisce al nostro lavoro di narratori. E la seconda, che è un po' in linea con quanto diceva lei, relativamente ai caratteri, gli atteggiamenti, la naturalezza, c'è stato un momento, soprattutto quello iniziale, in cui avete avuto la percezione che qualcuno, non dico recitasse, però subisse la telecamera e fosse meno naturale, e magari poi questo atteggiamento progressivamente è venuto meno, questo filtro? Sì, ma questa cosa viene, diciamo, espulsa naturalmente dalle maglie della selezione, ecco.
per montare un'intervista buona di qualche minuto, di qualche secondo, ci vogliono 3 ore, 4 ore di intervista. E poi anche i più burberi cominciano a essere se stessi, ecco, anche i più timidi cominciano ad entrare in un percorso psicanalitico, ecco, in cui quindi tutti quanti hanno raccontato qualcosa di sincero ed emotivo. Poi possiamo dire la verità, i calciatori hanno un loro logos, un loro linguaggio, no? Sanno perfettamente che non si possono spostare da una mediana. Però questa volta hanno provato ad esprimere le loro emozioni, questo è certo, no? Non gli si può chiedere, nei grandi documentari sportivi che avete visto tutti, cose varie, di solito il giocatore racconta l'esperienza che ha avuto 20 anni prima, no? E quindi racconta il disamore, l'odio, l'antipatia, l'attrito e cose varie, però c'ha 20 anni dietro di, no? di anche senza prendere Last Dance, The Last Dance, ma anche il documentario sulla Juve Caserta di basket, i suoi protagonisti, no, raccontavano una storia che hanno vissuto 30-40 anni prima, ecco. E questa cosa, il tempo aiuta molto, questi i giovani protagonisti, i ragazzi della squadra, è ovvio che lo hanno vissuto con intimità, come dire, un'aderenza temporale molto più stretta. Complimenti, perché ci ha già emozionato. Che fosse una stagione magica si è capito quando sono iniziate a comparire le vostre telecamere. Ha parlato di una lunga gestazione. Come avete scelto proprio questa stagione? Perché ovviamente non potevate pensare che fosse già il film dello scudetto, perché era impensabile che il Napoli vincesse lo scudetto. Allora, cosa sarebbe stato tutto quel lavoro, tutto quel girato senza scudetto, e perché siete partiti proprio l'anno scorso? Allora rispondo a questa cosa, perché io e Andrea abbiamo iniziato a scrivere questa storia, ovviamente la scrivevamo attendendo ogni domenica l'esito di questa storia, però un giorno Nicola qui presente mi dice: ma se non vinciamo il campionato che succede? E io gli dico: per me, se non vinciamo il campionato è ancora meglio, perché sarà la più grande debacle sportiva della storia, e quindi voglio dire il no? All'inizio partiva come l'idea del film dello scudetto. Come siete partiti? Non potevate sapere se siete partiti con grande... Allora, noi siamo partiti con quest'idea quando il Napoli di Spalletti ha cominciato a essere fortissimo. Poi sappiamo tutti che l'anno precedente è caduto per pochi punti e non ha vinto lo scudetto, sì, come quello di Sarri. Non era proprio impensabile, perché se avessimo vinto a Empoli, abbiamo preso 3 gol in pochi minuti, cioè siamo comunque arrivati, la squadra era forte. Assolutamente. Cioè, non eravamo convinti all'inizio di vincere lo scudetto, però magari a ottobre. Sì. A ottobre quindi si è deciso. Sì, assolutamente. Poi io ho pensato che il gioco valeva la candela, e quindi piano piano siamo partiti. Corriere della Sera, lì, sinistra. Innanzitutto complimenti per il film. Volevo chiederle, prima ha parlato della sconfitta, quelle pochissime sconfitte, mi viene in mente quella di Milano, in un momento ancora in cui si poteva dubitare dell'esito del campionato. Le telecamere per la squadra, in un momento così brutto, pesante, come una sconfitta quando non si è abituato, che effetto hanno fatto? Beh, l'effetto che ci si può immaginare, innanzitutto in quei momenti lì gli animi sono un po' più alterati e di conseguenza c'è da essere ancora più delicati, però ripeto, avendo una sulla telecamera, perché poi noi c'eravamo, ma soprattutto nei momenti in cui non era il caso stavamo fuori dallo spogliatoio e anche con la testa abbastanza bassa, alla fine però quelli sono i momenti più interessanti, quindi di conseguenza oltre a questo dovevamo essere capaci anche di raccoglierli, però nella delusione di una sconfitta alla fine è marginale anche se c'è una telecamera lì o meno. Quello di cui ci siamo accorti è che
non c'è stato un grande problema lì, se non entrare, cioè all'inizio e alla fine dello spogliatoio, del post partita. Quindi da questo punto di vista è bastata un po' di delicatezza, diciamo. Poi per il resto una delusione sportiva si mangia, tutto il resto è anche, non lo so, si digerisce. Sì, sì. Canale 8 e poi abbiamo il Corriere dello Sport. Buongiorno, Cristiana Barone, 8 News, eccomi, sono mi qui. Perdoni, sono qui proprio davanti a lei. Noi diciamo sarò con te con il tuo spirito, ci vuole molto spirito in questo momento. I due protagonisti, Spalletti e la città in quale modo? Beh, semplicissimo. La città ad un certo punto diventa protagonista del racconto, perché il carattere di questa città, dicevo prima alla sua collega, io sono un napoletano adottato, nel senso che io sono nato in Friuli, e sono arrivato a Napoli quando il Napoli vinceva il suo primo scudetto con Diego. Allora io venivo dal Friuli, si può immaginare il clima, quando vedo questa cosa io rimango veramente sconvolto da questa esplosione di gioia popolare che io non avevo mai visto nella mia vita, non l'aveva mai vista nessuno, non ero l'unico, però ovviamente per me, bambino così, è stata una cosa incredibile. Quindi io ho deciso di seguire particolarmente questa traccia, perché sapevo che sarebbe stato qualcosa di straordinario, anche se era il terzo e non il primo, quindi certamente la prima volta è la prima volta, ma dopo 33 anni un'intera generazione vede per la prima volta appunto questi festeggiamenti. Infatti ci sono testimonianze nel documentario che dicono me l'avevano raccontato ed è proprio così, ok? Quindi c'è quasi un'antropologia della gioia in questo documentario, racconta qualcosa che non può accadere in altre città. E questa cosa qui è allo stesso tempo incredibile, straordinaria e da indagare. Mi verrebbe da dire, io non credevo che esistesse un'anima collettiva così forte. Invece qui, in questo preciso momento del tempo, mi viene da dire, emerge questa cosa, di quanto i popoli abbiano una loro personalità, e questa cosa qui lo fa vedere, come dire, è la reificazione di questa cosa che ovviamente resta nascosta sotto traccia, no? Durante la realtà. Ecco. Salve, salve, buongiorno. Le chiedo, parlava di ottobre come periodo in cui è nato, diciamo, ha cominciato a sviluppare questo progetto, ma qual è stata la prima scena che avete girato, che partita, che momento? Quale dei calciatori, secondo lei, ha i tempi dell'attore? Alla lunga, dopo aver fatto tutte queste... Io ovviamente so rispondere a questa domanda, ma perché ci sono dei miei preferiti, ovviamente. Ce ne sono tanti che hanno i tempi del cinema. Elmas, Juan Jesus, Kvara nella sua lingua, tantissimo Osimhen, ok, che è forse il personaggio più tragico, no? Nel senso drammatico, no? Tra i caratteri. Chi le ricorda come attore Osimhen? Osimhen, la sua drammaticità. Drammatico nel senso che hai tempi, no? per dare la... Denzel Washington. Un Denzel Washington, esatto, grazie del suggerimento, lo prendo per buonissimo, esatto. E poi i primi momenti sono stati prima della pausa, poi loro sono partiti per la Turchia, poi c'è stato l'Inter. Il momento più brutto per me è stato il Milan. Il momento più brutto per me è stato il Milan, perché lì quei quattro gol pesavano anche sulle nostre spalle, no? Infatti a un certo punto il mister fa, ma non è colpa loro, non è colpa loro. No, anzi, come dice, tu sei toscano, lo dici meglio. No? Un è per loro. Noi lì zitti. Così. E dopodiché, per punizione, poi siamo stati sbattuti in tribuna stampa a Torino con la Juventus, perché la scaramanzia fa molto.
Però no, tutti i momenti sono stati belli, divertenti, anche ti ripeto, io devo ringraziare il Milan e devo ringraziare la Salernitana, sennò il film non ci sarebbe, ecco, questo bisogna dirlo perché è importante. Grazie. Sui giocatori aggiungo Anguissa, che mancava. Ah, giusto, scusate. Sì. Anguissa è un grande protagonista della storia. Anche Simeone, io direi. Sì, sì, sì. No, che comunque noi molte immagini le abbiamo, diciamo, di repertorio. Cioè, lo Spalletti che rimprovera a Di Maro il tifoso che tra tanti dice che sono delle pippe, Kvaratskhelia, Kim, eccetera. Cioè, noi comunque le abbiamo. Cioè, sì, certo, abbiamo molto materiale. Anche tu l'avevi detto? È un documentario Ciro? Fatto no, di... visto che hai fatto così. Ah no, pensavo che fossi tu. È un documentario. Volevo dire una cosa, vogliamo continuare le domande perché ho alcune prenotazioni, vogliamo vedere un attimo un'altra clip e poi vediamo. Allora vediamo sì, vediamo un'altra clip, vediamo quest'altra clip, qui parliamo di Spalletti, mi sembra, dico soltanto che è ovvio che come documentario ovviamente si avvale di tutto il materiale di archivio che siamo stati capaci di recuperare, che aveva senso inserire. Sembrano i singoli di un carro armato. Ah, sì, sì. 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 Sì, sviluppare una missione, bisogna andare a portare a termine un discorso, bisogna dedicargli tutto. Un'altra scatola. Un giorno arrivo un po' prima e lui stava sistemando, metteva a posto il cuscino, la coperta, ho detto, mi sa che fa? Mo vivo qua. Come vivi qua? Oh, basta ora, eh? Sì, sì, ora sì. Ti mando via, eh? E poi un giorno mi ha chiesto di accompagnarlo a scegliere un divano letto. Lui dormiva qui, ero scioccato io veramente, perché uno come Mister Spalletti dormire qui a Castelvolturno non aspettavo veramente, perché è un allenatore grande come lui, ha soldi, ha tutto, può dormire da tutte le parti. Quello è il mio covo. Nelle notti insonni ad amare il calcio sembra di poter andare a letto e poi invece mi risveglio e non sto a letto, allora se sono in una camera d'albergo, anche se ho il computer e non ho tutte le cose lì a portata di mano, invece lì era facile, bastava comprare un divanetto. È stata una scelta monastica. Noi viviamo in tempi nei quali la massima ambizione è quella di riuscire ad avere un grande successo in poco tempo. Questo di Spalletti è un insegnamento che va esattamente nella direzione opposta. Se vuoi diventare un grande e vincere qualcosa di enorme, devi fare una fatica pazzesca, bestiale. 9 months. He was living there. I didn't know. Wow. This is good. Mi è piaciuto, ma anche mi è dispiaciuto perché dormiva in un letto di merda. Perché quella te la soluzione con il calcio i nostri figuri. Anche Guido è stato protagonista della storia con questa cosa del divano. Per comprare quel divano a letto ci mettiamo 3 euro. Canale 1. Il microfono. No.
non si può dire, facciamo pubblicità. Pubblicità. Salve. La mia curiosità era invece il contributo che hanno, che sono riusciti a dare i personaggi non nettamente sportivi, cioè non quelli inerenti al Calcio Napoli nella narrazione. Possiamo poi definirlo un film documentario? È corretto definirlo così, visto che è un documentario al 101%. Ok. Non c'è, non è neanche un docu, perché non c'è mezza ricostruzione in questa narrazione. I protagonisti extrasportivi servono da coro, servono per contestualizzare elementi del racconto che come dire, definiscono certi caratteri. Allora abbiamo cercato di scegliere tra quelli che erano i tifosi più conosciuti di questa squadra e persone che avevano la capacità di raccontare la napoletanità in modo internazionale. Per esempio, sono molto contento che ci sia per esempio il leader dei Massive Attack, che è un grande tifoso del Napoli, Robert Del Naja, che racconta come un inglese possa vivere, no, l'emozione del Maradona. Ci sono grandi attori napoletani come Tony Servillo, Silvio Orlando, Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri. Ci sono intellettuali. Ah, perdonatemi, il film è il film, ma il lavoro è iniziato da una serie. Noi abbiamo scritto e prodotto una serie che vedrà la luce dopo il film. E questa serie è fatta di 4 episodi e mentre il film racconta, come l'avete visto, dal giorno in cui parte la sfida per vincere lo scudetto a quando i ragazzi alzano la coppa, la serie racconta molto di più, ovviamente, racconta le vite dei calciatori, non le vite private, le vite sportive dei calciatori, c'è molto di più un contrasto tra le varie anime di questa equipe, e poi racconta quello che nel film non si poteva vedere per una questione temporale, e quindi l'addio di Spalletti anche, no? Perché è giusto che questa stagione fosse vissuta in questo modo. Dentro la serie, per esempio, c'è un grande intellettuale napoletano come Ruggero Cappuccio che ci racconta che cos'è essere napoletani, qual è l'anima della città. Ecco, Andre, vuoi dire qualcosa sul coro dei, come si chiama? Beh, che diciamo è servito a allargare il discorso e non limitarsi solo allo sport, perché appunto siamo partiti da... perché eravamo a fare questo documentario? Perché il Napoli sta vincendo il campionato. Se lo vince una squadra del nord non c'è bisogno di fare tutto questo trambusto, diciamo, e neanche c'è il riscontro che c'è stato qua. Di conseguenza, per raccontare quello che dicevamo prima, il ruolo della città, ci servivano queste voci. E quindi siamo andati su personaggi sia del giornalismo che ci hanno parlato dello sport, ma anche dello sport a Napoli, che della cultura napoletana, che invece ci hanno spiegato, e soprattutto poi quando siamo andati a tirare le somme nel finale, cosa significa vincere un campionato a Napoli. TV Lune a seguire Teleclub Italia. Eccoci, ben trovato e complimenti. Io volevo sapere qualche numero, quante persone hanno lavorato intorno a questa produzione e soprattutto che costi in termini economici ha avuto questa produzione? Grazie. Allora, la troupe di questa produzione, contando tutti quelli che hanno lavorato in ogni parte dello stadio, della città, delle interviste che sono state fatte dall'Inghilterra a Roma, a Milano, circa 80 di persone l'hanno lavorato a questo documentario. Ci sono dei costi standard per i documentari, e questo ha il costo standard di un documentario high-end, quindi al livello più alto del mercato televisivo e cinematografico, perché ovviamente il documentario è
ormai un genere adottato in pieno dalla piattaforma, che può essere Netflix, Amazon, così. Quindi diciamo che sono gli standard di quelle piattaforme, standard internazionali, che fissano il costo al minuto, che è di circa 6.000 euro al minuto, okay? Poi può arrivare anche a 10, questo arriva anche a 10. I costi dell'archivio sportivo sono i più alti al mondo, un minuto di FIFA costa 25.000 euro. Okay. Sì, uno può fare il conto matematicamente. Il sopra e sotto la linea si intende, cioè i costi che sono standard, poi i costi sopra la linea variano, dipende. Per esempio, in questo documentario sono molto, molto orgoglioso veramente di dirla questa cosa. Le musiche sono di uno dei più grandi compositori italiani, insomma, di Teo Teardo, che ha sposato il progetto sin dall'inizio, entusiasta di poter fare un documentario del genere. Lui, che è stato il musicista di Sorrentino, di Vicari, di grandi film italiani, di grandi film internazionali, amatissimo all'estero. Quindi io, quando lui ha accettato, ho detto wow, è stato un, come dire, bingo. E questa cosa qui resta sopra la linea, ovviamente. Telegram. Ci ha detto, salve, intanto complimenti, perché veramente il lavoro già si vede, fa già emozionare anche noi. Ha detto che ci sarà una serie, però sarà diversa. L'idea, sì, anche di, visto che avete fatto sicuramente tantissime ore di girato, di fare dal docufilm a anche una serie su quello che è successo. C'è stata, ci potrebbe essere? No, glielo ripeto, noi siamo partiti avendo scritto una serie, 4 episodi con un inizio e una fine. Poi, se lo vogliamo dire, è stato il presidente che ad un certo punto, dopo aver visto il materiale, perché lui da produttore ha guardato tutto quello che c'era e cose varie, e ha avuto le sue idee e poi ha detto ok, mi piace, poteva anche non piacergli, e ha detto facciamo il film perché merita di essere visto al cinema anche. Per questa cosa è molto importante, io ho sentito, e devo dire questo, mi voglio togliere dei sassolini dalla scarpa su questa cosa, ho detto ma che avete fatto fare al film, a fare cose eccetera eccetera, ma allora innanzitutto questo è un documentario, ok? Se avessimo avuto il documentario, dura 120, 1 ora e 40 dura, perdonatemi. Se avessimo avuto il documentario dello scudetto con Maradona, adesso no, ce lo guarderemmo come una cosa, cioè questo resterà comunque nella storia della città, e questa cosa qui è importantissima, perché tra 30 anni qualcun altro lo andrà a pescare, quelle interviste eccetera eccetera, ci farà un'altra cosa. Quindi è una polemica totalmente sterile quella del documentario che l'avete fatto, anzi mi viene da dire una cosa, noi per mesi l'abbiamo visto dentro uno schermo della moviola, e quando l'abbiamo visto al cinema proiettato la prima volta, noi ci sono venuti i brividi, perché il campo da calcio, la musica, tutto viene amplificato al cinema, è un'esperienza che nessuno ha visto, cioè quelli che hanno visto lo scudetto allo stadio Non lo rivedranno nella forma in cui l'hanno vissuto, vedranno un'altra emozione. Questo è molto importante da veicolare al pubblico. C'è anche chi dice, mo vego col pezzotto, ma va bene, veditelo anche col pezzotto, ci fa piacere, perché un'opera, se viene, diciamo così, spoilerata, cosa eccetera, eccetera, vuol dire che ha avuto successo. Però andare al cinema e vivere una nuova esperienza collettiva, perché non stai a casa tua tra il tinello e il bagno con i bambini che brulicano cose eccetera eccetera, no, tu stai facendo una cosa con altre persone in silenzio nel buio, stai vedendo una cosa che ha il suo peso specifico, ecco, questo mi viene da dire. Canale 8 e a seguire Radio Matte. Innanzitutto complimenti, perché credo che le emozioni siano la cosa più importante della vita, se non ci sono quelle possiamo anche ritirarci. Io invece vorrei trattare un altro aspetto, per lavoro seguo la squadra ovunque, sì, in tutta Italia. Voi avete parlato di Napoli, protagonista, Spalletti protagonista, il coro, come ha definito lei, degli intellettuali, per carità, dei giornalisti, degli attori, ma c'è una parte che secondo me ha recitato un ruolo fondamentale, della quale io ho registrato delle emozioni incredibili, alle quali non posso ripensare se non commuovendomi, ed è tutta, perché Napoli non è una città che può essere limitata, no? Geograficamente lo sappiamo, è trasversale, è universale,
ci sono state, io ne ho incontrate centinaia, ma nel mondo milioni di napoletani che vivono da altre parti, in condizioni a volte anche di grande frustrazione per la distanza dalla casa madre, che hanno provato delle emozioni incredibili, straordinarie, e che le hanno raccontate nei loro gesti, nelle loro parole, con dediche magari a chi non c'era più, a chi in quel momento poteva essere lì ma era da un'altra parte. Quanto spazio, se c'è, viene dato a questo aspetto di Napoli, che è Napoli, ma Napoli nel mondo? Se ci avete pensato, se lo avete saltato, e che sensazione ne avete tratto? Grazie. Allora, nell'economia di un film sono veramente pochi gli istanti in cui si può approfondire e parlare di un argomento dentro un film che ha così tanto da raccontare, perché noi raccontiamo un'intera stagione di calcio e ovviamente non è la domenica sportiva, quindi sì, il calcio si vede perché è bello vederlo, ma si raccontano gli uomini, le cose, eccetera, eccetera. Quindi in quell'economia noi abbiamo dedicato quasi tutto il finale a queste persone, quindi il finale è tutto loro. Salve, un aspetto difficile, un aspetto invece bellissimo del lavorare con degli sportivi che non avevano mai fatto qualcosa di cinematografico, e poi il momento professionalmente più impattante della ripresa, cioè quella scena che ha detto vero, qua mi sono superato, cioè è stata veramente una bella cosa. Andrea. Allora, il momento più difficile su tutto questo con gli sportivi, sì, farli uscire dal seminato, quello è soprattutto durante le interviste, perché poi invece durante le partite lì noi dovevamo fare in modo di quasi non far notare la nostra presenza, quindi lì erano naturali al massimo. Il momento più bello, io lo dico da malato di calcio, cioè io non sono diventato un giocatore, la seconda cosa che vuole fare uno che è malato di calcio non è diventato giocatore è vedere cosa fanno lì dentro, e quindi entrare nello spogliatoio e vedere Spalletti che spiega come deve entrare dentro il terzino e come si deve liberare quella scheda dall'open marcatura, ero lì che dicevo vabbè, stavo vedendo, ero a Luna Park, ecco. E la scena, vabbè, per forza il pensiero va a capo di chino quando siamo tornati alle 3 di notte, insomma, lo sapete, c'era 20.000 persone e lì abbiamo spedito l'operatore sopra l'autobus e ha preso delle cose che sono incredibili, e quindi sia quello che poi ovviamente Udine. Io ne ho un'altra, tu sei stato a Udine perché lui è stato a Udine con la squadra e io ero qui a Napoli invece quel giorno, ma sicuramente il momento più bello è stato, che poi è l'immagine finale del film, è stato un'inquadratura del mister da solo in mezzo al Maradona, non c'era nessuno, c'eravamo soltanto io e lui. Per un lungo minuto siamo stati solo io e lui, non c'era una sola telecamera, quindi è l'immagine più esclusiva del documentario forse, e mi diverte molto che tra le migliaia di telecamere di quella cosa ci fossi soltanto io lì con lui, e questa cosa qui è sicuramente l'immagine che mi porto più dietro. Poi il momento più divertente posso dire che è stato quando il presidente ha reso noto che avremmo realizzato una serie, un film. Noi eravamo in Inghilterra in quel momento e arriva un'ansia e dice: ci stanno lavorando i migliori tra l'America, l'Inghilterra e la Francia. Allora io mi sono girato e ho detto: ragazzi, c'è qualcuno che sta facendo il nostro stesso lavoro in Francia e noi non lo sappiamo, quindi vediamo un attimo. Complimenti. Dopo la parola emozione, la seconda che mi viene in mente, solo vedere queste poche immagini, è empatia, che credo che sia stata la chiave, diciamo, di accesso per poter fare una meraviglia del genere. E poi le volevo chiedere una curiosità. Al netto della mano alzata del mister, che insomma significava che dovevate andare via, c'è qualcosa che però in quel frangente magari hanno detto qualcosa, dice, vabbè dai, questa non la mettere però nel documentario, così anche un episodio simpatico. Nel documentario ci sono tutti i momenti questa non la mettere, ok?
Anche quella di Giuntoli quando si siede? Quella di Giuntoli sta nella serie. Mettiamo però. Sì, sì. Ma quei momenti lì, allora il mister alzava la mano perché aveva bisogno di stare lui e la squadra, ok? E quindi quello che faceva era giusto, perché non ci dimentichiamo che dovevano vincere il campionato. Quindi lo faceva per come mi ha spiegato lui, perché quello, io non capisco niente di calcio, quello esperto di calcio è lui, e lui mi ha spiegato, lo faceva perché così faceva capire alla squadra che aveva il controllo di questa cosa, aveva il controllo della situazione, ecco. E quindi questa cosa, poi io sono stato cacciato svariate volte dallo spogliatoio, perché però continuavo a stare lì. O non fatto entrare. Mi prendevano e mi lanciavano, perché io ho questa tigna, no? Questa cosa qui, mi ricordo quando ho conosciuto James Cameron, no? A Los Angeles, mentre girava Avatar. Ad un certo punto mi accorgo che non abbiamo l'entrata di James Cameron in scena, quindi dico: James, scusami, ma dobbiamo rifare. Lui mi fa: quando una cosa è finita, ok? Detto, sì, ma non abbiamo la tua entrata in scena. Ah, B-roll, ok, B-roll. Quindi no. Tutti quanti tremavano in quel momento, perché io ho detto: adesso cosa gli ha chiesto di entrare un'altra volta James Cameron? Cosa? Io gliel'ho chiesto, lui l'ha fatto e ci siamo portati a casa l'entrata in scena di James Cameron. La stessa cosa con Luciano, bisogna essere tignosi, quindi io mi facevo cacciare dallo spogliatoio, ecco questo. Però ci ritornavi? Certo, ci tornavo sempre. Andiamo qui in mio angolo, sì. A destra. Allora, nel rinnovare i complimenti perché diciamo siete riusciti anche per la clip che abbiamo visto a tirare fuori anche il lato genuino dei calciatori che di solito non si vedono durante le interviste, diciamo quelle sportive, però resterei sulla figura di Spalletti che ha avuto il suo ruolo dal punto di vista tecnico, sportivo per la conquista dello scudetto, ma comprendo anche nella pellicola, anche nella realizzazione del film, però volevo, si è fatto prima il giochino su che attore sembra Osimhen, volevo capire Spalletti che ha dal punto di vista cinematografico, cioè dal punto di vista suo da esperto cinematografico, le caratteristiche dell'allenatore nella inserito in questo contesto, e se fosse stato un altro l'allenatore del Napoli, dello Scudetto, se avesse avuto la stessa, diciamo, presa. Allora, io non ho conosciuto gli altri allenatori del Napoli, quindi questa domanda la ribalto a Nicola, però Nicola mi ha sempre detto che se ci fosse stato... come dire, oddio santo, Sarri non ci saremmo neanche arrivati alla porta di Castelvolturno. Spalletti è una figura tragica, ok? È quello che più di tutti assomiglia appunto al protagonista di una tragedia greca. Infatti, se ne va, l'altro giorno ha detto una cosa bellissima, secondo me ha detto: ho scelto la tristezza, no? Al Corriere dello Sport l'ha detto. Su questo io lascio la parola ad Andrea, perché il rapporto tra lui e Spalletti è stato molto intimo in queste, non solo perché sono entrambi toscani, ma perché si intendono, essendo due grandi esperti di calcio, si intendono perfettamente. Io trovo che Spalletti, la prima volta che Spalletti mi ha visto, mi ha detto questa cosa qua, la potresti dire te, ma la dico io. Te, tu non l'hai mai lavorata la terra, no? Io gli voglio dire, non so neanche niente di calcio, no? E quindi voglio dire, no, però lui mi ha dato l'ispirazione per capire come chiudere questo film, cioè lui e il suo metodo del samurai ci ha fatto capire che dovevamo stare dentro questa storia 12 ore al giorno, anche a volte 16, 6 giorni a settimana. E con questo spirito abbiamo lavorato a questo film, tutti quelli che ci hanno lavorato, soprattutto il montatore e gli autori, ovviamente. Posso dire una cosa su Spalletti? Cioè, se voi avete visto la serie di Totti, ecco, se voi guardate quella serie, poi alla fine il personaggio più rilevante che rimane in mente, secondo me, non è Totti, ma è Spalletti, interpretato, mi pare, dal figlio di Tognazzi. Quindi figuratevi uno Spalletti vero, insomma, all'interno di una storia dove poi lui è il... no? Sì, allora io con Spalletti di calcio non ci ho mai parlato quasi, perché avevo paura, poi sì, mi tacciono di esperto, ma insomma non a quel livello lì, però
Diciamo, ecco, la provenienza, io sono di Prato, siamo della stessa parte della Toscana, io quelli come lui un po' li conosco, diciamo, li ho conosciuti al bar, perché lui è uno legato alla sua terra ed è uno che la rappresenta. E quindi, soprattutto a livello dialettico e del modo in cui ti si rapporta, perché non è un rapportarsi normale, diciamo, ecco, ha delle, cioè il primo giorno che noi siamo stati introdotti, lui, Nicola, ci ha presentati e Spalletti ha stretto la mano prima a Nicola, poi a Andrea, poi a me e poi a una persona che non c'era e poi l'ha rifatto. Io ero pronto a questa cosa qui, poi mi ha dato due pacche sulla spalla, anche, cioè sul petto, insomma, per me sono cose abbastanza naturali, per loro magari diciamo che... quindi anche questo chi è il fantasma? Chissà, questo me lo so. No, è semplicemente è l'uscire dal seminato. Questo è una cosa che viene fatta dalle nostre parti e che si riflette poi nel modo in cui parlavo con la squadra. Di conseguenza, non lo so come sarebbe stata con gli altri allenatori. Peraltro, Sarri è della stessa parte della Toscana, quindi magari ci sarebbero state le assonanze. Però ecco, vedendo anche altri prodotti con grandissimi allenatori esteri che fanno grandi discorsi motivazionali, Spalletti non faceva questo tipo di cose da teatro, diceva le cose sue, ecco, dice le cose sue, che dice solo lui al mondo, vi assicuro che non... ogni volta ti riesce a stupire perché va sempre fuori da quello che ti aspetteresti, quindi in questo senso... Possiamo vedere una clip su questo? Io farei le ultime due e poi facciamo vedere la clip e chiudiamo. Ok. Allora, le ultime due, buongiorno. Allora, mi chiedevo, lungo tutto il periodo di produzione del film, ci sarà stato un momento nel quale avete detto basta, getto la spugna, questa cosa non si può fare? No, mai. Mai? No, questo mai. Io non getterei mai la spugna. Ma per le evidenti difficoltà, no, per girare qualcosa che non è... No, cioè... nelle difficoltà uno trova le soluzioni creative, uno trova l'ispirazione dalle difficoltà, no, questo non fa parte del mio carattere, ma non fa parte del carattere del mio team, e poi questa cosa era troppo importante, perché ripeto, questa cosa resterà al di là del mio lavoro, del suo, di quello di tutti quanti, questa cosa resterà per i prossimi 30 anni e quindi guarderanno questa cosa, attingeranno a questa cosa perché racconta un momento, uno dei momenti più importanti della storia di questa città, sportivamente parlando, non è che ci allarghiamo così tanto, però lo sport di questa città è una parte importante della sua storia. Tra tante cose che avete comunque pezzo scartato, perché poi comunque c'è stata una cosa che avete detto, no, questa non la possiamo mettere, e se magari ce la può dire? No, ci penso un secondo, vabbè, allora, perdonatemi, ovviamente le bestemmie non si possono mettere, no, ok, quindi non sono solo di cattivo gusto, ma sono anche contro la legge, ce ne sono state pochissime, non me ne ricordo tante, poi ci sono tutta una serie di momenti divertentissimi, fantastici e cose varie che non trovano spazio nel tessuto narrativo. Ma ci sono tutti gli scherzi che fa Spalletti in giro per gli spogliatoi, piuttosto che i giochi che fanno entrando e uscendo. Juan Jesus, per esempio, è una persona estremamente, estremamente divertente, che gioca, che crea nello spogliatoio un clima positivo, no? Tutti quei momenti lì ci sono, ma in minima parte, perché la narrazione prende il sopravvento, deve essere veloce, deve avere ritmo, e quindi certe cose le lasci anche a malincuore, ecco. Però se posso aggiungere, questo pensiero l'abbiamo avuto per tante cose e poi l'abbiamo messe tutte. Cioè si è trovato il modo di... ma ci sono stati veramente tre o quattro cose, diciamo, non so dove mettere, e poi alla fine... E poi c'è la serie dove ci sarà... E poi c'è la serie dove c'è ulteriori... Sì, tre quasi... ore, no? Più esatto. Di tre ore di film. Sì, fine. C'è una cosa meravigliosa sulla fine del rapporto, cioè gli ultimi giorni di Spalletti, quelle sono cose stupende. No, questo non lo possiamo dire perché la serie non l'abbiamo ancora finita.
la finiremo nei prossimi mesi e poi prenderà naturalmente la sua strada distributiva, come è naturale che sia, ma non, prima la finiamo e poi capiamo che cosa è dovendo fare. Sì. No, alla fine. Ragazzi, facciamo fare le aspettative sono. Però la regola è che ci sono delle persone che fanno le domande, se poi altri si intromettono all'interno delle domande, scusate. Prima le è stato chiesto come sapeva che questo sarebbe stato un anno magico, l'anno dello scudetto. Io invece le chiedo, guardo da un'altra prospettiva. Può essere che le telecamere, le riprese hanno anche motivato, no, magari anche i ragazzi protagonisti di questo film, nel senso, come dire, stiamo scrivendo la storia, stanno facendo un film su di noi, non possiamo mollare, dobbiamo lottare in ogni momento fino alla fine, perché ecco, scriveremo un pezzo di storia importante. Allora, io grazie per questa domanda, innanzitutto, è un punto di vista che non avevo mai interpretato. E adesso riflettendoci io credo che certamente gli uomini, tutti gli uomini, vengono influenzati dalla presenza di un occhio che li osserva, che è sempre indiscreto, non può non esserlo. Infatti poi ci sono delle tecniche di lavoro che si chiama appunto fly on the wall, eccetera, dove cerchi di sparire ma non sparisci mai fino in fondo. E sicuramente credo quindi che loro si sono sentiti investiti di una responsabilità in più. La percentuale è minima però, cioè è tutta farina del loro sacco la vittoria dello scudetto. Okay. Però certamente questa cosa, un minimo, è come i grani di sale, no? Salve, Valeria Grasso, 100% Napoli. Ci è piaciuta molto la fotografia dei due protagonisti tragici, Spalletti e Osimhen, che ci trasmette pathos, partecipazione, come in effetti abbiamo vissuto lo scorso anno. Però, visto che lei ha avuto questo occhio privilegiato all'interno dello spogliatoio di tutti i protagonisti di questa straordinaria vicenda, si è fatto un'idea di quello che è stato realmente il segreto dal suo punto di vista dello scudetto azzurro? Vabbè, lo scudetto è chiaramente un fattore che moltiplica per mille tutti i caratteri di quelli in campo, ma anche quelli non in campo. Allora, Starace è un elemento fondamentale della rosa del Napoli, come appunto Meret e il bomber e come si chiama Victor. Cioè, ci sono degli equilibri di una squadra di calcio che, ma veramente mi viene da dirlo come testimone di questa cosa, sono delicatissimi e sono imprescindibili l'uno dall'altro. Questo gruppo di straordinari ragazzi, come dice sempre il mister, sono delle brave persone innanzitutto. Quindi tutte le volte che loro hanno giocato portandosi dietro questa cosa qui, che è importante, perché nel calcio ci sono anche i Cassano, mi viene da dire, no? I Balotelli. E invece in questa squadra un'amalgama era fortissima, ok? E queste brave persone si sono portate sulle spalle questa responsabilità, l'hanno sentita e hanno conquistato questa cosa che mancava da 33 anni. Io credo che il merito sia indubbiamente dell'area tecnica e anche dell'area sportiva allargata. Okay, perché tutti quanti hanno costituito questo come dire, questa armatura che ha portato la squadra a vincere lo scudetto. Prima di passare all'ultima clip abbiamo trovato l'attore per Osimhen, non abbiamo trovato però l'attore per Spalletti. Potrebbe essere Spalletti è Sean Connery, l'ho già detto, è Sean Connery. Sì. No, io penso che non sia interpretabile, comunque. Non c'è verso. Allora io chiedo di mandare tutte
tutte e tre le clip, sono, tanto durano pochi minuti, così le vedete, ovviamente vi accorgerete che sono una diversa dall'altra. No? Spero di non essere mal interpretato, si dice, no? Però complimenti al Napoli per il scudetto. Lo ha vinto, è loro. Marcheri avanti al secondo palo a cercare Osimhen. Petto destro! Osimhen! Ma che gol ha fatto Osimhen! Mi si diceva, ragazzi, per favore, siamo attenti, non molliamo, perché comunque abbiamo tante gare da disputare, abbiamo tante cose da fare. Maraxeli alla porta, via Ben. Mi diceva, ma chi va a nubato? In maniera del tutto irrazionale, contraddicendo tutta la nostra anima scaramantica, tutto il nostro apparecchiatura, il nostro armamentario arcaico, da marzo si è cominciati a festeggiare. È un video improvviso, innamora di te, il cuore mi batte. Questa città nel bene e nel male è un teatro sempre aperto, quindi nelle sue manifestazioni di gioia o di dolore c'è una forza espressiva, una ironia, una capacità di lettura che la rende unica rispetto a città un po' più sonnolente, diciamo. Questo video scudetto! Guru, guarda qua scudetto! No, no, è il video, che già se l'hanno video! È stato un atteggiamento che contraddiceva questa proverbiale scaramanzia dei napoletani, festeggiare con tanto anticipo dovesse portar male, no? Mascherina di Osimhen! Napoli non è più quella della fine degli anni Ottanta. Quella Napoli aveva la scaramanzia di chi è abituato a perdere. Questa Napoli è diversa, è una capitale d'Europa, ha tantissime zone d'ombra, ma anche tantissime illuminazioni. Questa Napoli non è scaramantica, non ne ha bisogno. Forza Napoli! Forza Napoli! Vai! Metti addosso, metti addosso! Già grazie! Qua, già qua! Complimenti Ciro. Di nuovo, A un certo punto la scaramanzia è stata abbandonata perché era evidente che lo scudetto sarebbe arrivato, l'unico dubbio era quando. Però a quel punto c'era anche qualche cos'altro da vincere, di importantissimo. La cavalcata che il Napoli ha compiuto in Champions è stata veramente sbalorditiva. E il Napoli non solo vince, stravince sul Liverpool, vice campione d'Europa. Per la facilità con cui ha annientato gli avversari. Ma che azione del Napoli! No, ma cos'è proprio. Brasile, non è Napoli! Per la maturità con cui si è espressa in campo europeo, mi ha fatto veramente impressione, considerato il fatto che appunto la squadra era giovane e tantissimi erano gli esordienti anche a livello europeo. Io credo che legittimamente il Napoli per un po' di tempo abbia pensato alla possibilità di fare l'accoppiata pazzesca campionato Champions. Le società di scommesse incominciano a mettere il Napoli tra i favoriti per la Champions League. Cioè il Napoli pian piano supera nell'idea degli scommettitori squadre come il Bayern di Monaco, il Real Madrid. Quindi è chiaro che l'impressione che il Napoli sia una squadra straordinaria diventa planetaria.
A Milano se eravamo vinciuti 3-0 non ci avevamo rubato niente. Niente. Poi vediamo qua se ci riescono a fare quello che hanno fatto a Milano. Diciamo 60%, 40%. La fiducia era intatta perché non c'era un risultato che come percentuale ci condannava. Noi avevamo tutta intatta la possibilità di passare il turno. La speranza dopo l'1-0 per il Milan dell'andata è proprio il recupero di Osimhen. For me it was important to come back into the team and join the party. Reaching the final will be an amazing type of perfect season. Allora, arriviamoci con la testa, Cioè, 1-0 si può fare anche al 90° il gol, C'è tempo per giocare la partita. Anzi, è questa cosa qui che conta molto, la maturità. È chiaro che queste partite qui vi vanno a finire sulla carta d'identità del calciatore, perché queste partite qui le vedono tutti. Forza Napoli. Si è abituato e la vivi anche con un po' di malessere questa situazione. Qualche cosa sotto l'aspetto delle certezze avevamo perso. Farlo prima possibile di chiudere questo discorso, perché va chiuso e non è facile e non è scontato, per cui bisogna andare forte subito a rimettere a posto quello che è anche ciò che ci è capitato l'altro giorno. Din din din, è una sveglia, è come l'allarme che risuona all'interno dello spogliatoio, rimbalza sui muri e in qualche modo fa capire ai calciatori del Napoli: guarda che non è finita, bisogna insistere, bisogna continuare a premere sull'acceleratore, perché si rischia di sprecare nel giro due o tre partite tutto quel vantaggio accumulato nell'arco di un'intera stagione. È stato forse anche positivo affrontare subito una squadra come la Juve per accantonare l'eliminazione dalla Champions. L'unico problema che possiamo avere sono le ripartenze! Non dobbiamo prendere ripartenze! Forza ragazzi, c'è da andare a giocare Valdiurli in questo stadio, C'è da avere personalità, c'è da andare a fare le cose con tranquillità, quello che è il nostro livello. Noi abbiamo solo questa di armi. Abbiamo quella del nostro talento, della nostra qualità. E si va lì e si mette in campo questo, oltre che il cuore che vogliono vedere tutti. Ragazzi, se non abbiamo stimoli oggi, voglio vedere quando si hanno, cazzo.
Andare quasi a vincere il campionato a Torino contro la Juventus valeva molto di più che vincerlo con un'altra squadra. 그냥 우리가 우승하기 위해서 한 경기를 하는 거다라는 생각을 하고 경기를 했던 것 같아요.